attenzione. Pronto? Oi, 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 oi. Pronto? Pronto? Sì, buongiorno, chi parla? Sono Flavio Cattani. Sugli attenti tutti, vai! Direttore, buongiorno. Buongiorno. Volevamo fare degli auguri anche noi. Grazie. Di Viva Radio 2. Per il momento sono solo perché qualcuno si è nascosto, non lo trovo più. Sa com'è. Ma lei c'è ascoltatori, sì. Eccomi qua, come state? Ah, allegria. c'è Mike in linea. Allora, Flavio, come stai, Mike, Flavio? Buongiorno. Bene, bene, tu? Eccolo qua, il direttore generale della RAI, ma siamo sicuri? Sì, è lui. Non è che mi avete passato il bidello del liceo Cattaneo? No. Lui. Allora, caro direttore, come stai? Bene, bene. Allora, volevo dirti che è partita questa voce, pare che il Bonolis, insomma, sia già in partenza. Mi prendete in RAI? Sì. Noi puntiamo sempre sui giovani, tu lo sai? Io lo sono, giovane. Ok, a parte che in questo momento, caro Flavio, sembri un marziano con questa voce, perché forse c'è un difetto nella linea telefonica. Prende la rincorsa. Comunque, insomma, potrei fare io il programma degli scatoloni, che ne dice, direttore? Assolutamente sì, io sono d'accordo, si potrebbe fare un programma sugli scatoloni, ma anche uno sui contenuti degli scatoloni, Anche un programma per i giovani, ti vedo molto 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 portato. Allora, direttore, le posso dire che ho già il titolo, è un bel titolo trash che va di moda per le scatole, quindi non mi rompete le scatole. Ah, certo. Come va? Lo vede bene questo titolo? Lo vedo assolutamente bene. Scusa, caro Flavio, voglio darti del tu, anche perché io ho 80 anni e posso dare del tu a tutti quanti, chi mi pare piace. Giusto. Sei contento che ci siamo fatti fuori il ciccio baffo? Assolutamente. Grazie, insomma, poi ne ho parlato già al telefono con Bruno Vespa, insomma, me l'avete chiesto e io l'ho fatto, ho parlato con Berlusconi e lui ha detto via, via il Costanzo da lì, basta così, insomma, siamo tutti più contenti, no? Sì, no, ma l'hanno messo al mattino però, guarda che non l'hanno... Ai, amici ascoltatori. Non ti hanno avvisato. L'hanno messo al mattino? Sì. Il Costanzo, sì, una roba da matti. Posso farle una domanda, direttore? Sì. Quale preferisce, Rai 1, Rai 2 o Rai 3? Tutte e tre. La 3? Tutte e tre. Tutte e tre. Dice la 3 non ci credo, ma la 3 è un covo di comunisti, insomma. Stiamo scherzando. No, per quello anche dalle altre parti non si scherza. Ma davvero, non me ne ero. A Genius non ce n'è uno. Che arrivano, che sono ancora piccoli. Sono ancora piccoli. Appena entrano lì, li vedo subito con la bandierina rossa, li sbatto a calci fuori. Allora, caro direttore, l'ultima domanda che le voglio fare, ma lo faccio così, purtroppo devo toccare un tasto dolente. Vale. Devo fare, visto che è Natale, vediamo un po'. Ciccio baffo, ce lo siamo giocati. Allora, facciamo rientrare lo spilungone. Quale spilungone? Quello alto. Alto? Quello di Militello. Un conterraneo di Fiorello, Esattamente, mette una mano sulla coscienza. Forza, finiamo a tarallucci e vino. E chi si è visto, amici ascoltatori, non la meniamo più. Forza, direttore, No, il problema è che se no me lo trovo sempre lì sotto casa mia, a Milano, in via da Procida, che mi parla addirittura senza bisogno di fare l'ascensore direttamente, perché lui ci arriva, e mi guarda e mi dice parla con Cattaneo, gliel'ho detto, no? Va bene, bisogna vedere chi porta il vino e chi porta i tarallucci. Ma si porto fare. Tutto io, la Daniela, vi faccio preparare tutto io. Va bene, amici, ascoltatori? Bene. Allora, caro Flavio Cattaneo, noi la salutiamo, le auguriamo un buon Natale, felice anno nuovo, va bene? Va grazie bene. A tutti. Comunque, grazie, il direttore generale. Grazie Flavio, grazie, potrei anche passare di là. Dietro l'autocompenso si intende. Vabbè. Io a Mediaset prendo circa 20 miliardi di lire l'anno, voi me ne date anche 18, potrei venire, tanto siamo fuori onda adesso. Signor Mike? C'è ancora Flavio? Com'è? Sì. C'è ancora, sì. Allora chiudiamo. Ho sentito parlare di soldi.
Sì, stavo facendo due conti. Non vorrei che qualcuno avesse fatto, insomma, qualche offerta, insomma, economica. No, assolutamente no. Ma io ho notoriamente il braccino corto su quello. Beh, anch'io, se per quello, non cedo un cent neanche a morire. Amici ascoltatori, devi sapere, caro Flavio, che per questo Natale mi sono rovinato veramente a fare i regali. Peso molto? La Daniele è una roba in le mani bucate. Compro delle cose che non servo. L'altro giorno metto Mike, comprami dell'uranio. Ah, così, In casa può sempre servire, certo. Salutiamo il nostro direttore generale. Grazie.